Sono in Calabria, nel Parco Nazionale della Sila, nella provincia di Catanzaro e nel territorio di Sorbo San Basile. Mi trovo al Parco Hotel Granaro e oggi andrò sul sentiero Granaro Santissimi Apostoli per andare a vedere la cascata del Monardo. Qui abbiamo il vecchio cartellone che è caduto e quindi non si riesce a vedere dal parcheggio iniziale. Però di fronte c'è il cartellone dell'azienda agricola come punto di riferimento. Da qui inizia il sentiero, che è abbastanza agevole e parte dai circa 1060 metri sul livello del mare e più o meno è costante con dei piccoli saliscendi. In alcuni tratti si costeggia la provinciale che è sopra di noi. Il percorso fra andata e ritorno è di 2 km e 300 metri circa. Si sono adeguate, eh? Come si sta? Si sta bene? Avete portato da mangiare? E questa si chiama Area Bella Vista. Naturalmente in uno stato di abbandono completo. Abbiamo un ponticello, speriamo di non caderci giù. Altri tavoli picnic, però qui chissà da quanto tempo non vengono. È la cascata del Monardo. C'è poca acqua, però anche questa, quando c'è, è bella da vedere. E quest'acqua che scende da Colle Castagna poi va a confluire nel fiume Melito. E qui scorre l'acqua che neanche si vede per quanto è alta la vegetazione. All'andata sono uscito da questo cancelletto e sono sceso per andare giù alla cascata. Ora faccio quest'altro sentiero e credo che arrivi prima sulla strada provinciale. Penso che siamo proprio vicino alla strada perché sento i rumori e i suoni delle auto. E infatti, come volevasi dimostrare, siamo sulla strada e qui c'è un cancello. E qui naturalmente quando piove l'acqua scende notevolmente verso il fiume Melito. E sotto c'è il sentiero che ho percorso all'andata. Adesso, per abbreviare i tempi, sono qui sull'asfalto.